l'auto che mancava nella gamma Hyundai, ed in effetti il pubblico italiano la apprezzerà tantissimo. Di cosa sto parlando? Della nuova Hyundai Kona qui alle mie spalle. Parliamo di una SUV, di una crossover compatta, appena 4 metri e 16 di lunghezza, quindi misure, per capirci, ultra compatte, facili da gestire in città, misure che la collocano in diretta concorrenza con la C3 Aircross appena presentata anche da Citroen, oppure non so, Volkswagen T-Roc, oppure Seat Arona, solo per citarne alcune. Devo dire però che dal vivo la Kona ha una presenza fuoristradistica, una presenza off-road forse un po' più marcata rispetto alle rivali. Lo vediamo per esempio dalle protezioni in plastica qui sulla fiancata, sui passaruota, da una certa altezza da terra che in effetti non sembra essere male, da una bella escursione delle sospensioni e più in generale proprio da questo figlio anche del frontale che le conferisce tanta grinta. Ed eccolo l'abitacolo della Kona. Molto bello l'arredamento, bello anche lo schermo da 5 o da 8 pollici del sistema infotainment sospeso qui, mi ricorda vagamente quello visto sul tipo. E poi, parlando invece di qualità, c'è da dire che la plastica in alto è rigida, forse mi sarei aspettato una plastica un po' più morbida. Ad ogni modo però tutto è molto ben assemblato, l'effetto scenico sicuramente è garantito da accostamenti ben riusciti. Bella anche la strumentazione, analogico digitale, e poi tutta una serie di chicche, come per esempio, non so se riuscite a vederlo, l'head-up display lì davanti a me, che riporta le informazioni del navi, dell'infotainment, insomma facilita il guidatore al volante, insomma rende tutto più semplice per distrarsi il meno possibile. Abbiamo detto però del passo, che è circa 2,60 m, quindi non proprio poco. A questo punto vi starete chiedendo: ma dietro come si sta sulla Kona? Ecco qua, il sedile più o meno è regolato sulla mia altezza, quindi parliamo di un vatusso di circa 1,75 m. Detto questo, come potete vedere, di spazio per le gambe ce n'è. È anche scavato il sedile, per cui c'è spazio per le ginocchia, c'è anche una pratica rete per infilare gli oggetti, per inserire gli oggetti. Devo dire che lo spazio sopra la testa è più che sufficiente, e insomma dietro forse in 5 si sta un po' stretti, ma ci si sta. E veniamo al discorso motori. Dunque, sotto il cofano, fronte diesel, volendo c'è un 1600 CRDI da 110 o 130 cavalli, abbinabile anche al doppia frizione. Invece lato benzina c'è un 1000 turbo da 120 cavalli con cambio a 6 marce. Sì, va bene, il bagagliaio ve lo faccio vedere subito. Eccolo qua, apertura manuale. Beh, la cubatura mi sembra giusta per 4 trolley, il fondo è ricoperto di moquette, e poi qui sotto c'è un doppio fondo molto pratico per nascondere oggetti alla vista di malintenzionati, oppure riporre oggetti magari sporchi. Il divano è divisibile 60-40 e insomma lo spazio per i bagagli di 4 persone c'è. Quindi, parlando di prezzi invece, perché sicuramente ve lo starete chiedendo, ma quanto costa la Kona? Dunque, non sono stati ancora comunicati ufficialmente, ma mi fanno sapere da Hyundai il prezzo della versione base, che per l'inciso comunque monta un motore turbo, è di 19.000 euro. Non sappiamo ancora il tetto massimo, ma si parte da questa soglia. Voi che cosa ne pensate della nuova Hyundai Kona, che se la giocherà ad armi pari con Volkswagen T-Roc, Seat, Arona e compagnia bella? Beh, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, e al prossimo video!